Ciao a tutti e benvenuti sulle gioie di Bea. Io sono Beatrice ed ecco qui un nuovo video. Prima di cominciare, come sempre, ringrazio di cuore i nuovi iscritti al canale e ringrazio anche i vecchi iscritti, insomma, ringrazio tutti quanti per il supporto che mi date ogni giorno. E cominciamo subito con il video di oggi. Infatti, questo video sarà, come avete visto già dal titolo, un altro video haul, però questa volta a tema Bottega Verde. Ormai sapete, sono fanatica di Bottega Verde, a me piacciono un sacco i loro prodottini. Vi faccio vedere i vari prodottini che ho acquistato. Prima fra tutti vi faccio vedere questo scrub corpo alla menta. Non sono, diciamo, almeno non ero solita utilizzare gli scrub corpo, insomma in generale. Ho cominciato a utilizzarli quest'anno, insomma, da quando mi era stato regalato lo scrub corpo di Organic Shop al cioccolato, che mi piace veramente un sacco. Lo sto finendo e ho deciso di acquistare un altro scrub, però questa volta di Bottega Verde alla menta. Profumazione, come avete visto, insomma, super estiva. È un formato da 200 ml e penso che lo utilizzerò a brevissimo perché veramente dello scrub dell'Organic Shop veramente ne è rimasto pochissimo, quindi passerò a questo e vi farò sapere come vi trovo. Diciamo, mi ispirava un sacco. L'avevo, a dire il vero, acquistato inizialmente, cioè non questa confezione, un'altra confezione. L'avevo acquistata come parte di un regalo per una mia amica e mi attirava troppo, ho deciso di comprarlo anche io. Vi farò ovviamente sapere come mi trovo, ho molte aspettative. Già di questa linea ho provato il bagno doccia e mi sono trovata benissimo. Insomma, i bagno doccia di Bottega Verde mi piacciono un sacco. Questa profumazione mi piace un sacco. Ho provato anche la crema corpo e mi piaceva. Ho voluto ovviamente prendere anche lo scrub super super estivo. Vi faccio poi vedere gli altri prodottini ovviamente. Mi piacciono un sacco le maschere viso, quelle in tessuto, insomma le maschere viso in generale, soprattutto quelle in tessuto, e ho deciso di acquistarne due. Vi faccio vedere prima questa, che era una maschera che avevo già provato, e ho deciso di riacquistarla perché mi sono trovata veramente bene. Adesso vi leggo le varie caratteristiche. Si tratta di una maschera appunto idratante in tessuto della linea Acqua Attiva, maschera in fibra di bambù, idratazione profonda, con acqua di bambù ed estratto di alga verde, adatto per tutti i tipi di pelle, ha un tempo di posa di 15 minuti, l'avevo provata quest'inverno, se non sbaglio, questa primavera, e mi ero trovata veramente bene. Ho deciso di riacquistarla, visto che in questo periodo, con il caldo, almeno non su voi, ma io perdo un sacco di liquidi e ho la pelle che tende molto a seccarsi. Vabbè, in generale ho una pelle che tende a seccarsi in ogni stagione, però soprattutto in questo periodo non è da meno e quindi c'è bisogno di idratazione. Ho deciso di acquistare questa e poi un'altra maschera in tessuto. Questa è la prima volta che l'acquisto, quindi non so dirvi come mi troverò. Si tratta sempre di una maschera in tessuto idratante e nutriente alla pesca e avocado. Ho voluto acquistarla per, insomma, la profumazione secondo me super super estiva, idrata, nutre e disseta per pelli normali o secche. Anche questa ha un tempo di posa di 15 minuti. Vi faccio poi vedere gli altri prodottini. Ho deciso di acquistare un'altra maschera, per capelli, questa volta non viso, però super estiva perché è all'anguria. Di questa linea ho provato quella alla pesca gialla e mi sono trovata veramente bene. Ho deciso di acquistare questa che è antiossidante 3 in 1 con estratto di anguria per capelli colorati o da ravvivare, con 95% di ingredienti di origine naturale. Insomma, mi attirava un sacco la profumazione. Per capelli colorati alla fine ci sta perché utilizzo René e poi non so se questo autunno deciderò di ripassare di nuovo alle tinte chimiche. Ma per il semplice fatto che voglio farmi un colore un po' particolare per i capelli e insomma con l'henné non si riesce tanto a raggiungere, però non sono molto sicura di questa scelta, tanto da arrivare in autunno, insomma ce n'è ancora di tempo e però anche se dovessi passare di nuovo le tinte chimiche, comunque l'henné lo utilizzerò ancora perché insomma mi farò sempre degli impacchi rinforzanti non colorati con cassia e amla. Piccola parentesi un po' chiacchiericcia. Ritorniamo alla nostra maschera di Bottega Verde, appunto, è 3 in 1 perché va utilizzata come, o come maschera pre-shampoo, insomma come impacco pre-shampoo, come balsamo o come maschera vera e propria con una posa di 5 minuti.
Di questa linea appunto ho provato quella alla pesca gialla e sinceramente l'ho solo utilizzata come maschera per capelli e penso che farò lo stesso anche con questa. Per impacchi per capelli utilizzo altro sinceramente, però mai dire mai, magari lo utilizzerò in futuro anche come impacco pre-shampoo. Vi faccio poi vedere questa maschera viso, no maschera viso, questa crema viso, adoro, comincio già a straparlare e sono circa a metà video. Questa maschera, ancora, questa crema viso ce la posso fare. È inutile, il caldo colpisce anche me. Questa crema viso protezione solare alta, appunto la protezione 50, e ho deciso di acquistarla non per il fatto, vabbè, ci siamo in estate, ma per il semplice fatto che voglio utilizzarla tutto l'anno, perché come sapete, insomma, i raggi UV tendono a danneggiare la pelle e poi tendono a far invecchiare prima la pelle e quando esco, diciamo, mi sono messa in testa di voler mettere la crema solare perché secondo me è una cosa essenziale per proteggere la pelle sia in estate che in inverno. Ho preso questa, devo ancora provarla e vi farò sapere insomma come mi trovo. Si tratta appunto della linea Sol Al Karité Nutriente antimacchie per pelli normali o secche. E insieme a questa, questa l'ho acquistata, mi hanno regalato sempre della linea Sol, però questa volta all'Argan, questo gel detergente dopo sole viso. Questo è stato un regalo che mi hanno dato in negozio. Adesso vi leggo le caratteristiche. È un formato da 100 ml. Non lava via l'abbronzatura, dona morbidezza, è un gel detergente dopo sole e viso, appunto, per tutti i tipi di pelle con olio di argan, detersione delicata. Molto interessante, lo proverò sicuramente. Poi vediamo, infatti c'era un altro prodottino, questo non l'ho acquistato, è diciamo il regalo compleanno. Infatti mi sono recata in negozio con la cartolina che ho ricevuto per posta, che appunto attestava col fatto che io sono iscritta, insomma che ho la tessera, che appunto questo mese era il mese del mio compleanno e quindi avevo diritto a uno sconto del 60% su tutta la spesa e a un regalino, e in questo caso il regalino è un profumo. Infatti c'è anche scritto, insomma il pack è diverso. Si capisce insomma che è un regalo di compleanno. Infatti c'è scritto un regalo speciale per te ed è emozioni floreali. Il profumino, un eau de toilette, di questo profumino in realtà possiedo già una confezione. Mi piace molto, lo trovo un profumo mielato, dolce, adattissimo secondo me per l'inverno. Intanto volevo aprire la confezione per farvi vedere il boccettino, ma non riesco ad aprirla. Ho ricevuto un aiuto dal pubblico, no, non riuscivo ad aprirlo e mi sono fatta aiutare da mia mamma, non lo so, mi sento parecchio stupida per questa cosa e finalmente però sono riuscita ad aprire la confezione. Il pack è il classico pack del profumino, emozioni floreali, e mi è venuto in mente che potrei fare anche un video, insomma potrei girare un video dove vi parlo dei tre profumini di questa linea, perché possiedo sia quello rosso che mi sembra che si chiami Passioni Floreali se non sbaglio, e anche l'ultimo che è uscito, ovvero Sogni Floreali, non so, insomma c'è Sogni di mezzo nel titolo, però insomma nel nome del profumo, e insomma ce li ho tutti e tre, secondo me potrebbe saltare fuori un video abbastanza carino, e anzi me lo segno, sicuramente sarà uno dei video che girerò a breve. E anzi, a proposito di Bottega Verde, avete presente la linea fissa dei profumini da 30 ml? Mi sembra che si chiami Fragranze di Natura. Se non sbaglio, ho acquistato degli altri profumini di questa linea e infatti farò un video a breve anche su questa linea. So che avevo già girato un video simile in passato, però è parecchio vecchiotto e oltre a inserire nuovi profumini, penso proprio che vi farò un video del genere. E detto questo, il video di oggi finisce qui. Fatemi sapere se vi è piaciuto lasciando un bel mi piace, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, così mi supporterete. E vi ricordo che esce un nuovo video ogni mercoledì e ogni sabato alle 21. E anzi, fatemi sapere giù nei commenti se avete provato uno di questi prodottini e insomma, se volete farmi sapere la vostra opinione, sarei super super felice. Insomma, come sapete, mi piace un sacco chiacchierare con voi giù nei commenti. E detto questo, ci vediamo alla prossima con un nuovo video super super profumoso. Ciao!